Salve a tutti, in questo video vedrò di soddisfare la curiosità di molti che mi chiedono come faccio a realizzare i video e in particolare vedremo il timelapse, come ho realizzato il video postato qualche giorno fa della partita tra Bill Gates e Magnus Carlsen. Quindi se non l'avete ancora visto andatevelo a vedere, poi vedrete i trucchi che ho usato per fare il video. Allora, innanzitutto in un video commento la prima fase consiste nell'analizzare la partita che poi va commentata e per questo utilizzo Fritz 13 di Chessbase usando il motore scacchistico Stockfish, ma un qualsiasi altro andrebbe bene. Quindi mi creo tutte le varianti, ora non commento granché in testo, più o meno mi ricordo a grandi linee quello che c'è da dire per ogni variante senza scriverlo. La seconda fase del progetto consiste in una prova di registrazione della scacchiera che poi verrà incollata sul video. Difatti è bene fare una prova perché non c'è cosa più fastidiosa che registrare 40 minuti di video e poi accorgersi o che non funzionava il microfono o che non è stato registrato il video ma solo l'audio. Veramente non avete idea. Dopodiché inizia la vera e propria registrazione del video, quindi inquadro la scacchiera, uso il software Boolean Screen Recorder per registrare la parte di video che mi interessa, ovviamente il software della scacchiera è sempre Fritz 13, quindi procedo vedendo tutte le varianti e commentandole man mano che procedo nella partita. La fase successiva prevede la registrazione dell'audio di introduzione o di uscita del video. Spesso in queste fasi non c'è la scacchiera da mostrare, quindi non registro contemporaneamente scacchiera e audio, ma solo l'audio e poi ci incollo immagini e scritte dopo in fase di montaggio. In questo caso utilizzo il software Audacity, è abbastanza carino e funzionale ed è soprattutto gratuito. Ecco che si giunge forse alla parte più divertente, almeno per me, la realizzazione del video, ossia al photo editing. Spesso è necessario rimuovere ad esempio lo sfondo delle foto per poter farle carrellate poi nel video e per fare ciò utilizzo paint.net e oltre a questo può anche eventuali altri effetti sulle immagini. Anche questo software da non trascurare è totalmente gratuito. Nella fase successiva finalmente è venuto il momento di montare il video, quindi mettere insieme tutte le immagini, la registrazione della scacchiera, l'audio, le animazioni, eccetera, con tutte le scritte e tutto quello che è necessario, effetti speciali e quant'altro possibile mi venga in mente. E questo lo faccio con il software Sony Vegas, che è un software tipico fatto a timeline, come ce ne sono molti, alcuni anche gratuiti. Questa parte può anche essere la più dispendiosa dal punto di vista del tempo. Spesso per fare il montaggio ci vuole anche più tempo che registrare il commento vero e proprio. Però in qualche modo è divertente e diciamo, non mi lamento. E infine c'è la fase di rendering, ormai il lavoro è finito, ci pensa il computer a montare in un video tutto il montaggio di immagini che è stato fatto nella fase precedente. Anche qui Sony Vegas gestisce la cosa e i video sono
in alta risoluzione, quindi anche questa fase richiede un discreto tempo. Tuttavia posso lasciar fare al PC anche allontanandomi, andando a schiacciare un pisolino, qualsiasi altra cosa, oppure facendo altre cose sempre sul calcolatore. Finito il rendering, ci sarebbe da ricontrollare il video che sia tutto a posto secondo per secondo, oppure come faccio di solito, sperare che sia andato tutto bene, magari lasciando il compito a voi utenti, visualizzatori del video, di notare eventuali imperfezioni. Quindi vi ringrazio comunque per questo lavoro che fate voi, alleggerite un po' il compito, e mi scuso per eventuali bug o problemi del video cui sono incappato varie volte, che siete riusciti a smascherare veramente in fretta. Bene, quindi vi ringrazio ancora per la visione e vi auguro buone partite a tutti. Ci vediamo al prossimo video ancora. Ciao ciao!